che cosa realizzeremo oggi insieme? Ma vorrei proporvi una macchinina. Iniziamo magari nel far vedere come facciamo, come produciamo una ruota. Quindi faccio con il taglierino, dobbiamo fare un taglio un po' liscio. Dovremo procedere a fare una specie, un buco possibilmente al centro. Certo. Con questo bastoncino faremo delle misure, due assali che saranno l'assale delle ruote. Io ci faccio un segno, poi lo spezzeremo. Vorrei procedere a preparare i buchi al centro. Dovremo fare un buchino dove andremo a mettere questo bastoncino. Qui ne faremo un altro di quei buchi là. Abbiamo fatto dei pezzettini che saranno i supporti delle ruote. Adesso procederemo all'applicazione di questi assali che abbiamo preparato prima. Questi qui li attacchiamo con la cera caldo. Allora, hai capito che qui metteremo questi pernili che abbiamo preparato prima. Questo qui dovremo tagliarne un pezzetto perché qui dovrà restare scoperto il perno che girerà, okay, affinché ci si possa mettere quella famosa cordicella che sarà la nostra trasmissione. Adesso dobbiamo preparare le nostre ruote. Ci attacchiamo l'altra. Esatto. Qui abbiamo detto che metteremo questo bastoncino in questo punto. Sì. Prepareremo una corda. Ne tagliamo un pezzo. Sì. Cercheremo di doppiarlo un pochino. Facciamo così. Benissimo. E poi? Ecco, questo qui adesso avremo la cura di andarlo a legare qui strettamente a questo perno. Avremo dei nodi stretti e poi ci metteremo un goccino di colla anche lì che ci garantisce la tenuta. Ora dobbiamo fare il conducente. Ci abbiamo messo anche l'omino, possiamo vedere se funzionare. Funziona, è pieno di dettagli, abbiamo fatto anche il cappello, abbiamo personalizzato le ruote. Grazie Luigi per questo bellissimo gioco che viene dai tempi che fu, e grandissima fantasia e davvero tanta abilità. Grazie.